Buongiorno a tutti, ciao Mario. Ciao Elisa, anche il mio buongiorno. Sono qui per chiederti le previsioni nei prossimi 10 giorni e soprattutto se finirà questa pioggia, che Sì, come è al abbastanza stufato. solito. Hai ragione, guarda, sono tutti un po' stufi di questa pioggia. Purtroppo invece devo dire che ci sarà ancora un periodo piovoso, con piogge quella anche forte, anche se non saranno piogge continue come quelle che abbiamo visto nei giorni passati. Ma andiamo con ordine, diciamo che ci saranno all'incirca quattro fasi. Una prima fase tra giovedì e venerdì di questa settimana, 21-22 di novembre, in cui una debole perturbazione arriva sull'Italia, porta più nuvole al centro, no, solo qualche debole pioggia sulle regioni di nord-ovest e Toscana, quindi insomma sono poche le regioni interessate dalla pioggia, qualche debole nevicata sulle Alpi. Seconda fase, tra sabato prossimo, che si chiama il 23, e domenica 24, invece è una fase già di maltempo, perché alla prima perturbazione se ne somma un'altra, in arrivo dall'Atlantico, un bel centro di bassa pressione ad ovest della Corsica, che poi si sposterà verso la Sicilia, e quindi piogge tra sabato e domenica prossima su tutto il nord Italia, il medio, diciamo, Adriatico al sud, con piogge forti sulle regioni di nord-ovest e sulle regioni meridionali. Quindi attenzione a queste piogge forti. Poi abbiamo una terza fase, una breve tregua di 2 giorni, appena il 25 e il 26 di novembre, in cui si fa vedere l'africano, l'anticiclone nordafricano, bel tempo, eccetera, eccetera. Ma appena 2 giorni, perché già tra il 27 e il 29 un'altra perturbazione raggiunge l'Italia, ma porta piogge solo sul nord Italia. Piogge che saranno forti però sul Piemonte e sul Ponente Ligure, e ancora nevicate sulle Alpi. Quindi per le piogge abbiamo detto tutto, come vedi. Temperature invece? Ah già, certo, le temperature, beh, le temperature su per giù non subiranno brusche variazioni, e per di più non è vero che sta per arrivare un'ondata di freddo, non credete alle favole. Le temperature, anzi, intorno al 25, tra il 25 e il 27, tenderanno a risalire, soprattutto al centro-sud, anche di 2-3 gradi, cioè sulle regioni meridionali sfioreremo ancora i 20 gradi. Abbiamo Sì, finito? a Allora posto. salutiamo i nostri Grazie, buona amici. giornata.